A pochi giorni dall'inaugurazione del teatro San Leonardo a Viterbo sono iniziati i provini del centro teatrale viterbese per la scuola di teatro che sarà diretta dal noto attore Mario Scaccia. Ci siamo recati con le nostre telecamere a spiare i momenti particolari dei giovani che forse un giorno saranno famosi. Abbiamo realizzato anche un'intervista con Mario Scaccia, questa volta non nella veste di attore, ma in quella di maestro. Un giorno, Santa Rosa, sentì battere una serva, litigava con un soldato perché gli aveva rotto la brocchetta. Lei va per sentire com'era stato. Quando, che sta servaccia maledetta, gli fa, dice, sei stata tu, Rosetta, che la brocchetta nuova mi ha sfasciato. Un'altra gli avrebbe detto a sta buatta, che te passi in ammazzà, ma che t'ho rotto? Volemo di che tu diventi matta? Ma essa niente. Corre alla fontana, a ricogliere i cocci e gli debotto, e si presenta con la brocca sana. 14 ottobre 1991, una data che forse potrà essere storica per la città di Viterbo. Inizia finalmente un corso con Mario Scaccia, un grande attore che porterà la sua esperienza e forse la donerà a tanti ragazzi che vogliono diventare attori. Una scuola di teatro a Viterbo, le sue impressioni e che cosa suggerirà a questi ragazzi? Dunque, io mi trovo qui perché sollecitato da Maurizio Annesi, il quale con il suo centro di teatro a Viterbo intende portare in questa città un'iniziativa culturale che mi sembra degna di considerazione. Viterbo è alle porte di Roma, pur essendo una città di proporzioni già molto rilevanti, quindi ha una sua tradizione, ha una sua fisionomia ben definita, risente di Roma, ma anche un suo patrimonio artistico e culturale che va salvaguardato e protetto e lanciato. Ecco, io sono qua con la mia esperienza di capelli bianchi fatti in palcoscenico per aiutare questi giovani a trovare la loro strada, cioè per il momento si tratta di una vocazione o di una chiamata che può essere più o meno sincera, potrebbe anche essere un'illusione. Io sono qui a disilluderli, a farli vedere, far vedere loro la vera consistenza di questo mestiere che è un'arte, che è addirittura una vocazione di vita quasi monacale, almeno come nel mio caso e in alcuni altri. Cioè togliere a loro molte illusioni. È una scuola, come dico io, di disillusione. Disilludere le persone che non sono nate per salire sul palcoscenico e per fare questo mestiere. Ecco, se resisteranno a queste disillusioni che io darò loro, significa che saranno degni di salire sul palcoscenico e di recitare.